la storia, nella labile memoria dei futuri cittadini. Spesso servono i quattrini, non importa come fatti, se per meriti o misfatti, l'importante è accumulare un patrimonio immobiliare. Che ti renda, che potente è agli occhi della gente, perché se non ti fai grande ti ritengono un brigante. E è su questo che io rifletto, dopo aver letto e riletto la richiesta di Berardo fatta a un nobile boiardo. Chiese 100 monete ad un ricco e gran signore, perché vide il suo garzone che allungava la mano a rubare il biondo grano, e di nascosto caricare 4 sacchi dal casale. Giudicando questo fatto un gravissimo misfatto, la sua acuta intelligenza ruppe ogni reticenza, e Berardo il re obbligante ebbe un lampo fulminante e disse: se ruba anche il garzone già pagato dal padrone, sarà legge o no, per Dio, che gli rubi pure io. Prima d'esser fucilato come un uomo disperato, io non credo sia mai andato a scuola, mai scaltrissimo Berardo Viola. E rispondo: sì Berardo, hai ragione, ma è ritardo, perché ricco se potente è persona intelligente, ma se non diventa grande è un terribile brigante. Stabilire ciò che è male è un'impresa colossale, quando c'è chi pranza e cena e chi ha il pane a malapena. Chiedo a voi gran professori, ai giuristi e a voi signori, la morale farà sudare molti dottori della legge, moralisti, anche noi poveri cristi.